magicamente siamo ripartiti con meno difficoltà, devo dire, da parte dell'amico Luigi, perché i magazzini Porcellotti hanno talmente tanti spazi che gestire, diciamo, le distanze di sicurezza è molto più facile, giusto Luigi? Sì, siamo aperti, siamo anche contenti perché non vedevamo l'ora, perché stare fermi per noi è difficile. Rispetto alle ultime video che abbiamo fatti, quando c'era la prima preoccupazione per tutto quello che era, ci siamo anche abituati un po' a questa situazione, sia a portare la mascherina che a questa difficoltà, quindi, però intanto lavorare ci aiuta a occuparci di qualcosa, quindi la merce è tutta esposta, sia quella estiva che quella primaverile, ci sono le nostre aziende che collaborano, tra l'altro piano piano si è trovato anche un po' una quadratura, perché aziende che aiutano, le banche che ci sostengono. A me mi sembra che se la cosa più importante, il dato di questo coronavirus, insomma, esca definitivamente dai problemi, perché la gente non si ammala più e poi si possa avere un po' di tranquillità per comprare più liberamente. Noi ci siamo, quindi se avete voglia di passare 5 minuti in relax in un posto dove tra l'altro è stata fatta tutta la sanificazione dei locali, la sanificazione dei condizionatori, abbiamo 12 cabine prova, quindi per reparto, quindi se uno ha bisogno di provare può provare con calma e poi verrà sanificata, perché queste è quello che ci hanno detto, ma che comunque vogliamo fare anche in più rispetto a quello che è stato detto. Insomma, noi siamo pronti con tutte le normative, come ho detto anche altre volte, i nostri negozi essendo grandi, possibilità di non avere contatto e quindi di mantenere le distanze c'è, e quindi non vediamo l'ora di accontentare. Diciamo dove sono i tuoi magazzini. I magazzini sono a Terranova Bracciolini, quelli più importanti, dove abbiamo l'abbigliamento donna e abbigliamento uomo, l'intimo e il bambino sempre qui a Terranova, e un grande reparto outlet che in questo periodo tra l'altro abbiamo rinnovato per bene, perché abbiamo avuto il tempo di lavorarci, di rifare anche scaffalature, altre cose nuove. E poi ad Arezzo è il negozio più piccolo, che comunque è un negozio importante perché dà servizio a tanti clienti, e a Bibbiano La Unio, che è un negozio anche quello di 1200 metri, quindi dà la possibilità, ripeto, di comprare in libertà senza rischiare contatti.